Michela Tondinelli è assieme a Francesco Minto, l'allenatrice della Redissima che ha chiuso il campionato qualche settimana fa, un secondo posto che ovviamente lascia intatte tutte le speranze per il futuro per il Villorba Rugby e in effetti non avvilisce neanche quello che è tutto il lavoro prodotto negli ultimi anni. Michela è da 3 anni che è qui a Villorba. Anche se in effetti la storia di questo campionato è stata un po' travagliata, perché prima sappiamo tutti che il campionato non c'è stato. Allora, un tuo primo bilancio di questi 3 anni qui a Treviso. Il bilancio non può essere che positivo. Sono arrivata qui e il campionato non si è disputato. Ne abbiamo cominciato un altro dove dopo la prima giornata è stato fermato. Veniamo da 2 anni di Covid e questo praticamente è stato il vero anno. Il bilancio è positivo perché abbiamo raggiunto quello che volevamo, perché era una finale scudetto, che poi è andata come è andata. Sicuramente anche per merito del Valsugana, e positivo perché in tutto ciò siamo riusciti a far esordire in prima squadra tante ragazze giovani che sono sia il futuro del club che anche del rugby femminile negli anni a venire. Ecco, Villorba quindi conferma la sua vocazione, di società che guarda alle giovani per creare una vera e propria leva. L'attenzione che dedica la nazionale, l'entourage della nazionale a Villorba pare confermare proprio questa vocazione. Sì, le ragazze lavorano bene e poi hanno le loro soddisfazioni. C'è un bel gruppo che è già in pianta stabile nella nazionale seniores, cominciano ad entrare anche delle ragazze nella juniores, per cui il lavoro sta andando per il meglio. Cosa ti ha stupito favorevolmente di questo ultimo campionato? Ma mi ha stupito. Sicuramente le ragazze giovani che sono salite in prima squadra sono arrivate in punta di piedi, si sono allenate, una su tutti, Alessandra Frangipani, che si è fatta anche qualche convocazione nella nazionale maggiore, e tutte quelle che poi siamo riusciti anche a far esordire. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto, perché vuol dire che c'è sempre un lavoro alle spalle che poi ripaga il tutto. Credo che anno dopo anno il rugby femminile acquisti quei numeri che si è sempre atteso, ma questi ultimi anni credo che ci sia stata una specie di consacrazione del rugby femminile. Sei d'accordo? Sì, ci sono tante squadre che stanno lavorando, tante squadre anche nate da poco, i numeri diventano sempre maggiori, per cui vuol dire che sia la federazione che i club stanno lavorando bene. Tu guardi all'immediato futuro e vedi di fronte, anche per la confidenza che hai con l'ambito della nazionale, una Coppa del Mondo che sarà un grande punto interrogativo. Ecco, hai ovviamente come tutti noi delle speranze, ma hai anche delle certezze, che brutta figura non faremo. No, sicuramente non faremo brutta figura. L'Italia sta dimostrando di meritare la posizione che ha nel ranking, per cui non penso che saranno figuracce, anzi, poi ovviamente la Coppa del Mondo è un'emozione per tutti, per cui vediamo come arriveranno le ragazze. Ecco, tu coltivi un progetto che corre di pari passo con la valorizzazione delle donne nell'ambito del rugby. Puoi spiegarci com'è questo progetto che tu segui in prima persona? Allora, io da quasi un anno faccio parte di un programma di World Rugby, il CIP, Coaching Internship Program, che è basato esclusivamente sullo sviluppo dei tecnici donne nell'alto livello, per far sì che nella prossima Coppa del Mondo ci sia almeno il 50% di tecnici donne all'interno delle rispettive nazionali. È un programma lungo, un programma che è entusiasmante, perché ci si confronta con altre realtà del nostro rugby, del rugby mondiale. E niente, è una cosa spettacolare, emozionante, che fa sì che a ottobre andrò a Nuova Zelanda con la nazionale.
Ecco, questo credo che sia un grande premio anche alla tua professionalità e anche alla tua capacità di importi come tecnico, ma anche come donna che sa avere rapporti privilegiati con i club e con la nazionale. Ecco, troverai la tua dimensione nell'ambito della federazione, c'è il rischio che magari ti perdiamo? No, allora, no, una cosa per volta. Mi vivo questa esperienza perché penso che sia un'esperienza bellissima. Poi quello che sarà con la federazione o col club lo vedremo con entrambi, però io veramente rimango con i piedi per terra e mi vivo ogni momento di quello che mi succede nella vita. Al di là degli eventi mondiali da rugby, potrebbe esserci anche lo spazio per una franchigia, una serie di partite di alto livello, magari per una squadra che non sia la nazionale, ma che sia una rappresentativa di club che si incontri magari con qualche altro forte club all'estero? Allora, a me piacerebbe molto questa cosa della franchigia. Il problema è che poi c'è i pro e i contro. I pro è che sicuramente mettendo buona parte di ragazze che già stanno in piantastabile nella nazionale, rischi di indebolire un po' il club. Per cui un gruppo di ragazze crescerebbe, ma magari poi il nostro campionato invece perderebbe poi veramente quello che è. Perché già sono veramente poche le partite che facciamo. Se togliamo anche un gruppo di ragazze, credo che sarebbe non una cosa bellissima. L'ultima annotazione riguarda lo status di alcune ragazze della nazionale che finalmente hanno visto riconosciuto anche in termini economici un certo impegno. Questo lascia spazio a capire come la federazione comunque sia attenta a chi gioca rugby ad alti livelli e che comunque deve fare dei sacrifici per vivere. E questo è un passo importante, forse è corso via tra le righe, non tutti lo sanno, non tutti ne tengono debito conto, però il tuo parere penso sul tema possa essere qualificante. Allora, questo è un passo importantissimo che la federazione ha fatto, per dare sicurezza alle ragazze che non possono permettersi di non far niente e solamente giocare, perché comunque ricordiamo che noi non siamo professioniste, per cui è un aiuto che permette comunque alle ragazze di allenarsi con serenità e di non preoccuparsi come poi arrivare a fine mese. Ripeto, è un passo fondamentale e credo che era giusto anche farlo.